Allora, la stipsi nella donna è diversa dalla stipsi nell'uomo, prima di tutto come modalità, perché la donna lamenta più frequentemente nell'uomo una scarsa frequenza evacuativa. Di solito le donne lamentano 2 evacuazioni per settimana e anche meno, mentre invece gli uomini, stranamente, più di 2 evacuazioni al giorno. Quindi quella dell'uomo è una stipsi, diciamo, che si manifesta maggiormente come una evacuazione frazionata, come un fastidio evacuativo terminale. Nella donna è molto più frequente invece quella che è la stipsi da rallentato transito. Tant'è vero che in 2 studi condotti a distanza di oltre 20 anni l'uno dall'altro, sulla modalità di tempo di transito in una popolazione di stitici, in 2 popolazioni in effetti, perché a distanza di oltre 20 anni, quello che è emerso è che il 20-22% di persone avevano un tempo di transito totale del colon che superava i 10 giorni. Bene, questo 22% era in tutti e 2 gli studi la stessa proporzione, uno, quindi confermava il dato, e il secondo era costituito appunto da femmine.